una delle immagini più antiche e sicuramente più suggestive del tempo è l'immagine di un mostro. Il mondo greco antico, quando parla del tempo, che chiama Cronos, lo immagina come un titano, come un mostro, che divora ogni cosa. Addirittura Crono mangia i suoi figli. Il tempo è, secondo questa visione, uno scorrere ineluttabile di momenti che appunto ingoia tutto, divora tutto, non lascia speranza. E credo che questa celebrazione all'inizio del 2012 possa essere davvero un'occasione bella per parlare del tempo. Perché i cristiani, da subito, non sono molto d'accordo con questa immagine mostruosa del tempo. Certo, i cristiani non sono mai stati degli ingenui. Non sono quelli che dicono che il tempo può essere dominato, oppure può essere posseduto. Nessuno possiede il tempo. Sapete, l'espressione non ho tempo, credo che sia un'espressione, ma che quasi quasi sembra ingenua, tanto che è ovvia, perché nessuno ha il tempo, nessuno lo ha in mano. Al massimo, dicevano i padri della Chiesa, il tempo può essere abitato. E proprio perché è abitato, diventa un'occasione bella, un'occasione buona, una possibilità santa per crescere nella scuola del Vangelo. Ecco, allora, se mi permettete, vorrei augurarvi e augurarci buon anno in questa prospettiva, che il tempo che si apre nel 2012 sia un'occasione per te, sia una possibilità che sai abitare e vivere per restare alla scuola del Vangelo. E un'occasione di cosa? Una possibilità di che cosa? Ecco, mi sono venute in mente tre idee che condivido con voi dalle tre letture che abbiamo appena proclamato, sapendo che ci sono molte altre cose che si potrebbero dire, ma a Dio piacendo mi piacerebbe insomma rimanere con voi un po' di tempo, cioè un po' di anno insomma, e quindi magari quello che dico quest'anno, confidando nella vostra dimenticanza, un po' lo ripeterò l'anno prossimo se dirò la messa del 10:30 e un po' dirò qualcosa di nuovo, insomma riesco a tenere per 2 o 3 anni una predica diversa, poi comincio a riciclare, spero che voi vi dimentichiate, così io sono santo. Prima cosa che mi viene in mente, dirvi buon anno, augurarvi buon anno, significa augurare che il tempo che si apre davanti a voi sia un'occasione per imparare sempre di più a benedire. È la prima lettura. Questa grande benedizione sacerdotale che si trova nel libro dei numeri, che poi è stata resa ancora più famosa da San Francesco, che prende questa benedizione quando benedice Frate Leone e i suoi primi compagni, riprende pari pari la benedizione di numeri. Il tempo può essere un'occasione davvero preziosa per benedire, cioè per dire bene degli altri innanzitutto, per dire bene di te, per dire bene della storia che stai vivendo. Certo, nessuno di noi, l'abbiamo già detto, è ingenuo, cioè nessuno di noi ignora che ogni tempo ha le sue difficoltà, ha le sue prove, ha le sue fatiche. Sapete, continuano a dirci in questi mesi che il 2012 sarà un anno di lacrime e sangue, un anno
di grandi sacrifici. Poi in questi giorni ci dicono che quest'anno sarà un anno di recessione e i Maya dicono che quest'anno finisce tutto e io non sono ancora vescovo. E questo mi dispiace particolarmente, se devo essere onesto. Cioè il mondo finisce e io non ho ancora fatto carriera. E questo è un disastro, insomma. Nessuno di noi, dicevo, è ingenuo. Cioè ignora che il tempo ha le sue fatiche. Ma credo che nessun cristiano possa e debba sentirsi autorizzato a considerare il tempo in cui vive come un tempo disperato. Non siamo annunciatori di disperazione. Non siamo annunciatori di catastrofe. Il tempo rimane un'occasione santa per dire bene. Magari se volete per dire bene del poco che c'è, che forse se guardi un po' in profondità, così poco non è. La seconda cosa. Buon anno vuol dire che ti auguro che il tempo che ti aspetta in questo anno sia un'occasione buona e bella per sentirti figlio e per riconoscere gli altri come figli. Avete sentito la seconda lettura, la lettera ai Galati? Cristo è nato da donna, nato sotto la legge per darci l'identità, la dignità di figli. E se siamo figli, dice Paolo, siamo anche eredi di una eredità che proprio perché viene da Dio non sarà perduta, non si corromperà. E che cosa vuol dire nella Bibbia essere figli? Qual è l'atteggiamento dei figli? È l'atteggiamento della disponibilità. Il figlio è colui che è radicalmente disponibile. Gesù lo dice nel Vangelo di Giovanni: non sono venuto nel mondo per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questo è il figlio. E sarebbe bello che il tempo diventasse un'occasione buona per restare disponibile. Per stare disponibili a Dio, per stare disponibili alle persone che amiamo, per stare disponibili agli altri. E capite che questa figliolanza e questa disponibilità non ha nulla di infantile, non ha nulla di banale. È un atteggiamento molto maturo nella fede, molto adulto, talmente padroni di noi da consegnarci. Talmente padroni di noi da non diventare dittatori, cioè persone che continuano a pretendere. Tu puoi passare tutto il tempo della tua vita a recriminare quello che non ti è stato dato. E quindi puoi passare tutta la tua vita a pretendere dagli altri, a pretendere da te stesso, a pretendere da Dio. Oppure il tempo può diventare un'occasione nella quale cominci a vivere la disponibilità, cominci a offrirti. Tra l'altro scoprirai, strano a dirsi, che in questa offerta non perderai niente, niente ti verrà rubato. L'ultima cosa, e così mi fermo. Dirci buon anno stamattina vuol dire augurarci che il prossimo tempo sia occasione favorevole per curare la dimensione profonda di noi. Mi colpisce come Luca dipinge la Vergine del Vangelo. Ecco lei che medita quello che sta succedendo, che medita gli avvenimenti della sua storia. Cioè capite che scava nel profondo, che guarda dentro, che non si accontenta
di una lettura banale o superficiale del tempo e della storia. Credo che voglia dire usare il tempo per avere l'occasione di farci domande importanti, che non vogliono e non si accontentano di risposte banali. Certo, anche questo non è, credo, una fuga dalla storia. Ci ripieghiamo su noi stessi perché il mondo è brutto e cattivo e allora rimaniamo in casa nostra. Ma è proprio per rimanere davvero uomini di Dio in questo tempo. Lo possiamo fare se un po' andiamo in profondità. Andiamo nella profondità di noi, di quello che ci è stato detto, di quello che ci viene chiesto, di quello che il Signore propone. Allora davvero, tanti auguri di buon anno di cuore, perché questo tempo non sia solo tempo che passa, un istante dopo l'altro, un giorno dopo l'altro, in modo inesorabile, un mese dopo l'altro, ma sia tempo buono, occasione bella per benedire contro la tentazione di essere disperati, di essere figli disponibili, contro la tentazione di diventare padroni e dittatori, di essere persone che scavano nel profondo, contro la tentazione di rimanere superficiali, di essere sottili come un foglio di carta sul quale chiunque può scrivere quello che vuole. Il Signore davvero che ci regala questo tempo, ci aiuti a viverlo come qualcosa di prezioso che non va buttato e che può diventare l'occasione per essere ancora una volta come Dio ci ha sognato.